Saluto al sole quest'oggi, buongiorno, guardate che bell'orto, saluto al sole, come il tizio nel post che tutte le mattine lui si alza su Instagram, ho visto uno che la mattina si alza, si denuda e mostra lo sfintere al sole per nutrirsi. Faremo anche noi questa cosa, il saluto anale. Il saluto anale al sole dal Wyoming, lo introduciamo anche noi da questa postazione. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. Andiamo verso la nostra seggiola, andiamo. Allora, buongiorno, benvenuti, iscrivetevi. Se non siete già iscritti, iscrivetevi a questo canale, fate iscrivere, mi raccomando, devastate di mi piace, guardatevi anche gli altri video fatti, il mercato che abbiamo sentenziato praticamente in ogni produzione, in ogni video. Quest'oggi dalle ore 16 mi trovate su Radio Firenze Viola assieme al Gian Attasio, che avremo anche ospite mercoledì sera in live per una live sulla Fiorentina, mercato io e lui. Domani alle 11:30 per abbonati base vi droppo un video totale di mezz'ora con tutti i miei consigli esiziali a basso costo sul fantacalcio di quest'anno. Poi ne faremo anche un altro di video di integrazione a fine mercato, ma domani, ripeto, video di mezz'ora con tutti i consigli che vi do io per quest'anno a basso costo. E ve lo consiglio non solo per i consigli in sé, per i nomi che vi andrò a dare, ma anche perché nei commenti vi risponderò volentieri su tutti i vostri dubbi, questioni di costruzione della rosa, anche sui giocatori. Magari mi chiedete: Alessandro, ho preso questo, penso di prendere Tizio, come lo combino a Caio? Quindi sono a vostra completa disposizione domani. Allora, quest'oggi partirei dalla Fiorentina perché c'è il discorso di Dragoschi, per cui si parla di una uscita in direzione alla Spezia, si parla di 2 milioni più uno di bonus e una percentuale del 50% su una futura rivendita. Ma allora, se io penso ai 2 milioni più uno di bonus, un po' il dubbio viene perché qualche anno fa si parlava di tutt'altre cifre e anche di tutt'altre squadre per Dragoschi. C'è questa cosa del 50% della rivendita che un po' copre, un po' lenisce. Perché andando Dragoschi a giocare in una squadra magari in cui non gli viene chiesto di giocare dal basso, c'è la speranza di rivedere il Drago che vedevamo anche a Firenze con Iachini, quindi un ottimo portiere che magari possa acquisire valore e riguadagnare fiducia. E lì è una scelta del mister che siamo andati a pagare, è inutile girarci attorno a livello economico, vedremo cosa comporterà. Discorso mezzala, c'è quest'oggi si parla di un possibile ritorno su Luis Alberto, visto che il Siviglia ha preso Isco. Il Siviglia fa sempre questi mercati con bad boys in uscita dalle big che vanno a svernare a Siviglia. Adesso c'è Isco. Ma Luis Alberto, io vi ripeto, continuo a credere quel che vi dico da mesi, sia su Luis Alberto sia sulle nostre esigenze. Nel senso, Luis Alberto, la classe non si discute, assist, gol anche per carità, ma non mi piace a livello caratteriale, un giocatore discontinuo, sempre sembra che devi pregarlo di giocare. Poi onestamente anche dal punto di vista tecnico e tattico penso che noi abbiamo bisogno di altro a centrocampo. Io da mesi vi dico, non sottovalutiamo l'addio di Torreira e abbiamo Amrabat e Mandragora. Mandragora io, detta onestamente, non ci credo molto. E non è che ci faccio molto affidamento, poi vedremo se il campo ci contraddirà o via dicendo. Amrabat da regista, nutro sempre le solite, da un lato ottime aspettative sul giocatore, se fatto giocare nel suo ruolo da regista a livello di velocità, di esecuzione, di pensiero, così qualche dubbio mi viene. Luis Alberto, a noi servirebbe una mezzala, ripeto per l'ennesima volta, che abbia sia la visione sulla porta in termini di gol e di puntarla dal tiro, andare al tiro senza possibilmente essere imbrigliata dalle indicazioni tattiche del mister, sia anche che però dia una mano in fase di impostazione e di regia. Luis Alberto, per esempio, sta cosa non ce l'ha molto. Io Luis Alberto vedo più un upgrade di Bonaventura, perché
ma a noi servirebbe anche qualcuno capace di dare una mano all'Amrabat di turno nel dialogare all'impostazione. Ci servirebbe più un upgrade di Pulgar che di Bonaventura, capito? Lo Celso potrebbe essere un'opzione, sebbene lui, per esempio, non è che abbia tutti sti gol nelle gambe. Anche lì, per come sei andato a costruire il centrocampo e per le rinunce e le scelte che hai fatto, sei quasi costretto, per me, ad andare su un profilo che è difficile da reperire, perché è difficile reperire un giocatore che abbia sia doti di impostazione, sia visione sulla porta, che abbia costi accessibili e che voglia venire da te. Profili ce ne possono essere molti se cerchi una o l'altra cosa e non hai una bocca particolarmente buona. Ce ne possono essere pochi se cerchi tutto assieme e possibilmente di grande qualità. Quindi lì, anche per questo che io dico che a centrocampo le cose potevano essere fatte diversamente. Avrei confermato Torreira, vi ripeto, avrei visto Amrabat come mezzala di rottura e lì potevi andare col terzo su un upgrade di Bonaventura che poteva essere il Barak di turno e ti tenevi Zurkowski come jolly aspettando Castrovilli che ritornasse. Anche perché dei quattro che abbiamo, eccettuati Amrabat e Zurkowski, tra Bonaventura, Duncan, Mandragora e Malè, non ce n'è uno che mi convinca fino in fondo. Per lo Celso si parla anche del Napoli adesso. Vedremo. Napoli che ha ceduto Fabian Ruiz al Paris Saint-Germain. Per me ha fatto bene. Non so il Paris Saint-Germain perché ci sia andato anche lui. Giocatore simile a Luis Alberto, eh. Grande classe, qualità, niente da dire, però piuttosto lento. Poi a livello caratteriale anche lui, sempre sto cipiglio che sembra che gli devi pregare di giocare a calcio. Via, ha fatto bene al Napoli anche lui, anzi io cederei anche Zielinski. E anche lì sostituire con gente tipo Ostigar, così bene così, bene così. Raspadori al Napoli, boh, a me non piace molto come giocatore, vi dico la verità, Raspadori non mi piace, è uno dei pochi acquisti che farà contenti i figurinisti. Adesso tutti i figurinisti, se il Napoli piglia Raspadori, avranno una piccola conversione dicendo però ha preso Raspadori. Ma non è che faccio impazzire onestamente Raspadori. Se mi dite del Sassuolo, Frattesi mi fa impazzire, Traoré mi fa impazzire, Scamacca mi faceva impazzire. Raspadori e Berardi onestamente non mi fanno né caldo né freddo. Poi veniamo ad altre questioni. Ho visto anche giornalisti di ambito Juve ieri fare video sulla debacle della Juventus, riuscendo praticamente a parlare di Morata, del fatto che avete visto Morata ha fatto 3 gol, ma non è il fatto che Tizio è scarso, Tizio non è scarso e via dicendo. La Juve, vi ripeto, il problema è il manico, cioè se il manico non funziona, hai voglia tu a parlare poi delle molle, delle setole, di qua e di là. È lo stesso esempio che vi facevo sull'albero io. Tu puoi prendere tutte le più belle palline di Natale, ammesso non concesse che siano belle le palline che ha preso la Juve. Ma se l'albero è spoglio, se l'albero è secco, se non c'è contenuto dietro, diventa la sagra del niente, capito? È quel che vi dico anche lì, gente che perde tempo a fare video di tecnica, tattica, il giocatore Tizio Caio è adatto di qua, di là, lo vedo bene, lo vedo male. Cosa vuoi parlare? Alla Juve manca totalmente il manico, manca totalmente una idea di gioco, manca un'idea moderna, valorizzativa, funzionale, efficace. Puoi metterci tutto quello che vuoi, ma se manca quello, dove vuoi andare? Poi, venendo invece a dei fomenti di mercato che ho letto, Dessers alla Cremonese, anche la Cremonese sta facendo un calciomercato molto in stile Lazio, eh. Calciomercato di squadre poverette che fanno quel che possono. Anche la Cremonese immagino che non abbia i miliardi da spendere, anche per una questione di fair play, però gli acquisti che ha fatto molti sono intelligenti. È intelligente milanese, è intelligente lo stesso Dessers, è ottimo anche all'esterno sinistro che c'hanno Valeri, ma ottimo anche lui. Quindi la Cremonese ha preso questo Dessers, ci sarà di che divertirsi, ce li vedo, vi ripeto, Alvini e Dessers al Napoli tra 1 o 2 anni, pure loro dentro, così ce li vedo futuro scritto. Così come ho letto delle idee di mercato per il Torino che mi hanno fomentato, penso a Shomurodov che viene dato vicino al Bologna, però era stato dato vicino anche al Torino e sarebbe un ottimo colpo per il Torino Shomurodov, eh? Io ve lo dico qui, se devo scegliere, se fossi nei panni del Torino dovessi scegliere tra Miranchuk e Shomurodov, ma piglio tutta la vita Shomurodov. Shomurodov è uno che nel 3-4-2-1 ti può giocare di Juric, sia punta che mezza punta. La Roma lo pagò tanto, verissimo, l'abbiamo detto già l'anno scorso, ma non è scemo il giocatore, è un'esagerazione quello che la Roma l'ha pagato dal Genoa.
ma è un giocatore che se tu lo dai a Juric, è uno che può fare bene, uno che si può valorizzare, uno che ti può fare gol, uno che ti può dare numeri. Si parla di Makengo al Torino, lo stesso Davide Marchiol, che saluto, poi gli rispondo su un'altra cosa, ha detto: dubito che Cairo metta sul tavolo i soldi che l'Udinese chiede. Verissimo, per carità, ma guardate che se voi prendete Makengo e lo consegnate a Juric, diventa Kanté. Centrocampo Lukic Makengo, ma è una versione in miniatura e neanche tanto di Jorginho Kanté. Centrocampo della Madonna, un super acquisto sarebbe, così come sarebbe un super acquisto Vlasic, come mezza punta in Italia nel Toro di Juric fa i devasti. Se il Toro riesce a prendere Shomurodov, Makengo e Vlasic, può chiudere il mercato, un innestino in difesa, magari sebbene c'hanno Zima che penso farà bene quest'anno, il Toro chiude bene. A Davide volevo rispondere anche su Doji perché comprensibilmente un po', diciamo, ma non solo da tifoso, ma anche magari da analista, ha detto: ma è un affare che un po' non è che mi sembra granché il fatto di cedere Udogie adesso, farselo prestare poi per un anno con il rischio di valorizzarlo per un'altra squadra, lo perdi. Ma in realtà io dico che se l'Udinese vende Udogie a 25 milioni adesso e se lo fa prestare anche per un anno, non è uno schifo da fare. In primis perché sono d'accordissimo che Udogie è uno che farà parlare di sé, farà molto bene anche in Premier, specie dovesse rimanere Conte anche tra 2 anni. E rimanere questo schema, però è anche vero che vai a vendere a 25 milioni che non sono bruscolini il giocatore, e per un anno potrai continuare ad usufruire delle sue prestazioni nell'interesse penso di tutti, perché tu comunque vendi un giocatore che a Udine ha fatto bene un anno, sì, per carità, ma se uno va a vedere poi il rendimento, il vero salto di qualità, Udogie l'ha fatto nella seconda parte di stagione. Poi vi ripeto, sono d'accordissimo, ve l'ho consigliato io in primis l'anno scorso al Fantacalcio dicendovi che sarebbe diventato molto forte. Questo è uno che farà parlare di sé nella fascia, stiamo parlando di uno che può arrivare veramente a valutazioni importantissime nel giro di qualche anno, però anche lì è difficile che tu riesci a venderlo a 40-45 milioni facendolo rimanere a Udine. Cioè certe cifre le raggiungi anche in un secondo step. Le raggiungi andando giocoforza a giocare in delle big, capito? Lo stesso Chiesa, per esempio, la Fiorentina quanto l'ha venduto? A 60. La Juve, se lo vendeva l'anno scorso, c'erano squadre che offrivano anche 110-120. Sarebbe stato difficile per la Fiorentina riuscire a venderlo a 110-120 per i campionati che stava facendo, questo intendo dire. Quindi, se l'Udinese dovesse venderlo a 25 e tenerlo un anno in prestito, non sarebbe un cattivissimo affare, contando che alla fine dovresti venderlo. Sarei un po' più scettico su altri due affari, cioè per me Rodrigo De Paul, al di là dell'annata che ha fatto l'anno scorso, potevi venderlo un po' più soldi, arrivare almeno a 40. E anche Molina, è vero che alla fine della fiera, se uno fa il conto, l'hai venduto a 30 milioni, però è anche vero che in questi 30 milioni molto conta la valutazione che ti hanno fatto di Perez, cioè Perez è stato quotato tipo 11-12 milioni, cioè sono tanti. Avrei fatto una monetizzazione migliore. Se devi ragionare su Udogie, per me non è così male venderlo a 25 ed averlo pure un anno in prestito. Ho visto affari peggiori, mettiamola così. Poi volevo chiudere con un discorso sul Verona, perché in molti ieri mi avete deriso, mi avete preso a male parole perché ho detto che il Verona avrebbe dovuto puntare sulla Coppa Italia per cercare di arrivare fino in fondo. Ebbè, ma cosa? Non vedo l'idiozia della cosa, scusatemi, ma il Verona dell'anno scorso che batte la Roma in casa 3-1, 3-2, non mi ricordo, ma comunque la batte annichilendole, che va all'Olimpico pareggia 2-2 meritando di vincere. Il Verona di Juric che batte la Juve di Sarri in casa 2-1, 3-1 anche lì. Il Verona che crea continui grattacapi da 2-3 anni alle milanesi ogni volta che le affronta. Il Verona che batte 4-1 la Lazio l'anno scorso, ma non è una squadra che in Coppa Italia può dire la sua? Specialmente contando il fatto che ti sei ritrovato a fare per tua bravura dei campionati spesso chiusi a febbraio, nei quali sapevi di salvarti, ma sapevi anche di non andare in Europa. C'è una competizione in gara secca, tranne le semifinali, in cui puoi far valere il calore del tuo pubblico. Può anche essere uno strumento di fomentazione, quello della Coppa Italia. Ci sono state squadre negli ultimi anni che sono arrivate in semifinale, come Novara, Alessandria, ma la stessa Fiorentina, che vi dico anch'io, sicuramente è più forte del Verona, se
ma il percorso che ha fatto la Fiorentina l'anno scorso era alla portata tranquillamente anche dell'Hellas. L'Hellas ha battuto l'Atalanta, mi ricordo ancora con Juric, Gasperini, spesso e volentieri. Il Verona ha fatto incetta dell'Atalanta negli ultimi anni. Il Verona è una squadra, il Verona 2.0 che abbiamo conosciuto negli ultimi 2 o 3 anni da che è tornato in A, è un ammazza grandi spesso. E perché non far sfruttare questa cosa in Coppa Italia? Poi nessuno dice che la devi vincere, però provarci ci puoi provare, ci potevi provare. E io dico, male l'anno scorso che sei uscito con l'Empoli, in un momento del campionato nel quale oltretutto eri con una forma diversa, con una squadra già più acquisita e avevi tutte le possibilità per andare avanti. Male quest'anno che sei uscito contro il Bari, che voglio dire, mettici la forma, mettici il mercato e tutto, però era ampiamente aggredibile il discorso. Poi adesso, quindi non è che dico tanto una stupidaggine, poi se si vuole andare di complottismi, dire che la Coppa Italia la vincono sempre le solite, che c'è l'interesse a far arrivare fino in fondo le big. Vabbè, però voglio dire, almeno battere un Empoli e approcciarti alle semifinali o ai quarti, almeno battere un Bari e andare avanti, era possibile? Penso di sì. Poi, se ci vogliamo ridurre al riduzionismo di dire che l'Hellas quest'anno c'ha una squadra da andare in B, facciamolo pure. Io non credo che l'Hellas attualmente anche ci abbia una squadra da andare in B. Poi certo c'è del mercato da fare, perché in difesa manca sempre continuamente quel leader di cui spesso vado a parlarvi, perché sto 3-5-2 non mi convince per niente. Infatti penso che, spero, credo, spero, penso che Cioffi torni al 3-4-2-1, perché sto 3-5-2 non ha proprio senso, ma neanche per lui, Cioè, perché alla fine io penso che il Verona decida di investire su Cioffi, giustamente perché ha visto un allenatore che l'anno scorso a Udine ha fatto del calcio propositivo e che a Verona può per certi versi approfondire questo tipo di calcio propositivo. Perché devi prendere una squadra che negli ultimi 2 o 3 anni ha fatto della riaggressione, del calcio verticale, del calcio aggressivo, un suo mantra e una sua forza, e devi ridurti a fare contropiede che non è nelle tue corde, non è nelle corde della squadra a difendere, a fare contropiedate, così e via dicendo, con un modulo difensivo. Ma non è questo il caso. Non è questo il caso. Piuttosto, ripeto, se devo valorizzare Lasagna lo metto mezza punta, ma anche lì non è che sto dietro a Lasagna per decidere come imposto la squadra. C'ho Enrique che mi può fare la prima punta, c'ho Piccoli che può essere la sua riserva, Lasagna lo metto nella batteria dei trequartisti, mi mantengo il centrocampo a due, Tamez e Ilic, decidi tu lì in base al mercato. Devi anche spendere meno se fai il 3-4-2-1, perché semplicemente sposti Barak dove era, c'hai Kurtinovic che è un ottimo acquisto, il centrocampo già ce l'hai, casomai se esce qualcuno lo sostituisci. Sicuramente adesso si parla di Marì per la difesa, che se arrivasse sarebbe un ottimo colpo, conosce Cioffi, andrebbe a creare della leaderistica importante, sarebbe un ottimo colpo Marì per il Verona. Però ecco, sicuramente dal calciomercato deve arrivare qualcosa, però nel Verona che ho in testa io, ma soprattutto nel Verona che ho visto gli anni scorsi, ma non è una squadra che deve avere paura della Coppa Italia o che non si può dire che possa aggredirla, che possa puntarci, che possa arrivare fino in fondo. Stiamo parlando di un Verona comunque che è arrivato nono, decimo, nono, che ha spesso fatto incetta delle big. Nessuno dice che devi partire con l'obbligo di vincere la Coppa Italia, ma chi ha detto questo? Significa che devi onorare l'impegno, che soprattutto lo puoi fare, e che soprattutto lo puoi fare male, che l'anno scorso e quest'anno te lo sei segato veramente prestissimo, te lo sei segato veramente presto, purtroppo. Poi adesso vedremo il calciomercato. Sicuramente l'addio di Caprari ha dato una. Però anche lì, a livello di calciomercato, se siamo onesti, vabbè, per adesso è uscito Caprari, avrà avuto la sua importanza, però non è che hai venduto 800 giocatori che dico sì, passo subito a un cambio modulo. Hai venduto Caprari, sostituisci Caprari e vai via via a sostituire chi magari esce. Però l'impianto di gioco e il modulo li avrei tenuti, anche perché, ripeto, se si sposano perfettamente con quella che può essere l'idea di calcio dello stesso Cioffi che abbiamo visto a Udine l'anno scorso. Poi è vero che in Coppa Italia di sti tempi si vedono spesso partite con delle piccole che fanno le sorprese, però ecco, io sta logica la capisco magari di più se la vedo su un Lecce di turno, su una squadra che deve lottare con le unghie e coi denti per salvarsi, siccome non credo che il Verona sia in questa situazione, siccome credo che il Verona sia uno step successivo. Penso che la Coppa Italia potesse essere un impegno col quale divertirsi di più per l'Hellas, ecco, mettiamola così. Boh, io vi saluto, vi avverto che domani faremo una live, domani sera faremo una live importante,
Io sarò da solo, vi risponderò su tutto quello che vorrete, su tutto quello che volete domani sera, ore 21. Aspetto i vostri commenti, lasciate mi piace, condividete. Mi raccomando, guardatevi tutti gli altri video fatti. E niente, ci sentiamo. Ciao carissimi.